In questo momento così difficile per combattere il coronavirus, oltre alle più logiche e basilari attenzioni sanitarie, c'è la necessità di rimanere a casa. Ed è per questo motivo che Radio Doppio Zero ha deciso di dar voce a tutti i residenti bitontini in giro per l'Italia con l'intento di avvicinare quanto più sia possibile le persone ai propri cari. Un messaggio, un video, un contatto che ora più che mai sono l'unico veicolo per poter annullare le distanze e per stringersi in un momento che nessuno credeva potesse essere così duro da affrontare. Oltre 2.500 persone sono state quelle che dal nord sono rientrate in Puglia e tra questi molti bitontini, ma molte di loro sono rimaste nelle loro città e per il momento non possono far ritorno a casa. Noi abbiamo due testimonianze di nostri amici, Pasquale che vive e lavora a Urbino e Gianvito che invece vive e lavora a Bologna. Ciao a tutti, sono Pasquale e sono originario di Bitonto. Vivo ad Urbino con la mia famiglia e adesso stiamo vivendo questo momento dovuto all'epidemia da Covid-19. E questa non è una situazione facile perché comunque le nostre abitudini sono già cambiate da diversi giorni. Noi da più di una settimana che adottiamo comunque di stare prettamente in casa, di limitare al minimo gli spostamenti, è l'unica misura necessaria. Ovviamente questo ha un impatto negativo su quella che è la nostra vita quotidiana, però teniamo duro e invito tutti, soprattutto i giovani, di stare in casa e di avere quelli che sono i comportamenti consigliati dal Ministero della Salute. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti i bitontini e ci vediamo presto dopo questo periodo. Ciao a tutti! Sono a Bologna e qui abbiamo appena ricevuto comunicazione da parte del decreto ministeriale che dal 9 marzo, quindi da oggi, dobbiamo tutti rimanere in casa. Noi al lavoro ci siamo organizzati tramite lo smart working. Speriamo di riuscire tutti a superare questo momento per poi poter andare avanti più forti di prima e speriamo soprattutto che questa situazione possa far capire ai miei concittadini, ai bitontini, quanto avere un ospedale, una sanità in loco, quindi a Bitonto, è molto molto importante.